E siamo ritornati in questo posto schifoso chiamato Valle del Raccolto. Che beh, guardate che schifo, tutto verde sto diventando. Sta scendendo un po' il colore, sì, che bello. Dunque, vi dicevo, siamo tornati qui alla Valle del Raccolto su Dark Souls 2, pronti per... Salve. Cosa le stanno dicendo? Niente, ancora sta ascoltando, quindi meglio non disturbarlo. Siamo tornati qui nel posto più odioso, praticamente uno dei più odiosi del gioco, che bello, perché qua fra veleni, scheletri, schifi vari che camminano con pochi FPS al secondo. Dunque c'è da capire un fatto molto importante adesso, chiamato il mio livello e le mie statistiche, no? Dunque dobbiamo vedere adesso i livelli e le armi, oh Madonna Santissima. Devo trovare il modo di ammazzarvi. Santo Dio. Siamo finiti in guerra. I bombardamenti ci sono. No! Fa vento, fa. Santi Dio! Oh, ma sei pazzo! Porca la miseria, che dolore infernale e atroce! E dai però. No! No! Madonna santa che sberla di botto. Saliamo, saliamo che è meglio. Oh! Stai buono? No! Levati. Portafortuna del drago. Diciamo che la situazione non è favorevole a noi per niente, assolutamente. Guarda questo come dorme. E qua c'è il fa... Giustamente, una stanza vuota la riempiamo con del veleno in bassissima risoluzione. E voilà. Io mi siedo perché è giusto così. Oh, aspetta, aspetta. No! Brutte stronze. Vieni qua, vieni. Ti odio. Ci riprovo. Uno. No, 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 non c'è andare lì. Siamo a due. Non ci cade mai dentro quel buco e niente, c'è caduta di nuovo. Ti odio io. Muori, bastarda. Ok. Finalmente le ho ammazzate tutte e tre a suon di 800 giri. Che bello. Dunque, andiamo da questo lato. Ho droppato un sacco di frammenti. Un sacco, tre me ne ha dati, bastardo. Tre soltanto. Scusa, puoi sfondare questa? Ok. Mi dovresti far passare però adesso. Bravissimo. Oh santo Dio. Non è che muori però, eh? Le mie sofferenze cominciano ad arrivare ora. Schivala. Santo cielo, se mi prende con un colpo mi ammazza. Merda, Tego. Guarda te quanti schifo sono. Santo Dio. È qui. Il mio problema nasce adesso qui. Con la mia arma. Come cazzo devo fare ad ammazzarne 797? Ti odio. Devo ucciderne 797 io. Dove schifo è che si scende? Di qua. No, non è di qui. È di qui che si va, ok. Però io dovrei ammazzarli quantomeno. Ecco. Se magari scendete uno per volta, guarda. No, me ne serve uno. Uno me ne serve. Io non voglio l'intera armata qua del... No, niente, l'intera armata mi sto chiamando. Va bene. Avrete un fine, una fine con range, no? No, fino a qua dentro mi vengono a prendere. Si possono avvelenare? Minchia, mi stava avvelenando. Mi sono avvelenato io. Coglione. Mi sono avvelenato io. Sai che a sto punto non lo so se si possono avvelenare. Io sicuro sì. E questo ormai l'ho provato sulla mia pelle. No! Guarda te che se non bevo ci crepo.
Oh santo Dio, sono finite almeno. I veleni sono finiti almeno. Vieni qua. Si rompe i coglioni. Oh. Santo cielo. Eccolo. Ho finito le fiaschette. E ti ho fatto incazzare. Scusami. No. Mi hai fatto rompere l'urna. Ma perché non gli hai tirato il calcio quando te l'ho detto io? Ma fate di testa vostra, fate ogni tanto. Guarda, io ti picchio nonostante tu ti stia parando, tanto crepi uguale. Oh, santo cielo, nuova sofferenza. Questo è Dark Souls 2. Ebla! E questa è un'arma che non fa danno più che altro. Proseguiamo giù di qui. Non intendo. Porca miseria, che spavento, fanculo. Vaffanculo, va. Mi puoi dare quest'arma? Il martello gigante delle sofferenze lo chiamerò. È pieno d'oggetti, ma appena posso li vengo a recuperare. Ok, qua non c'è nessuno. E finalmente cambiamo il patto con uno più importante. Il patto di Soleir. Sigillo del sole, hai stretto un patto. Apprendi gesti. Questo è per te, Soleir. Va bene, quindi posso proseguire questo cammino in questo posto veramente osceno. Qualche giorno verrò ad ammazzarvi, però non adesso. Entriamo di qui. Scusi, puoi rompere i vasi, grazie, così si avvelena. Fa un'infilzata dello schifo, però va bene. Io non voglio rompere i vasi, assolutamente. Picco terrestre. Nuova zona. Stessa sofferenza per... Porca... allora fai schifo. Ok. Permesso? Non intendo andare in queste zone adesso, bastardi. Questi qua avvelenano. Fanno certi scorreggi che t'avvelenano! No, 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 no. Non adesso, brutto stronzo. Non adesso. No, io non ci voglio credere. Io veramente non ci voglio credere. Ti odio, bastardo, ti odio. Ah, e adesso sei fottuta, bastarda. Oh. E affrontiamo questa nebbia con dietro il signor Jabba. Ah no, scusa, quello è Star Wars. Il demone della cupidigia, molto simile a Jabba the Hutt, come tutti già sanno. Anche molto scarso come boss, praticamente inutile. La sua anima si può usare a maggior ragione per fare i livelli. Non mi schiacciare però. Mi ha schiacciato, che schifo che sei pure. Ma perché ti hanno creato? Può essere che avranno visto Star Wars episodio 4, 5 e 6 e quindi gli sei venuto in mente. E hanno detto, eppure potremmo metterlo come boss. Facciamolo stupido anche come Jabba, che ci siamo. Infatti, guarda, è proprio stupido. Sono anime gratis, grazie a Dio, per noi. Però è veramente uno scempio della natura. Demone della cupidigia, 20.000 anime. Oh, dai. Più la sua anima, andiamo a nozze. E qua c'è un bellissimo falò. Dove noi ci sediamo e andiamo a Majula. E voilà! Salve! Allora, ecco, 20.000 anime. Solo forza 25. Soltanto forza a 25. È veramente pericolosa come cosa. Devo fare 20 livelli a destrezza per mettere quell'arma. E a questo punto non so se li metterò mai. Mi sa che la spada lunga ha finito la sua era. Più 5. La mazza è più 3, già più, fa più danno se è il caso. Cioè, potenziata farà più danno. È scontato, fa molto più danno. Fa 180, la mia fa 168. Dunque, ho raccimolato altre 27.945 anime.
Quindi va bene, vediamo quanto riesco a fare. Tre livelli, me ne mancherebbero sette. Comunque aumenterei il danno, l'attacco con la destrezza. Comunque aumenterei l'attacco, quindi ci sta. Torniamo dove eravamo. Anzi no, io rimarrei qua a Majula perché off-screen devo fare delle cose che hanno poca importanza sul fatto degli anime dei boss, vedere se conservarle o meno. Quelle che non mi servono le utilizzo e vedrò di fare qualche altro livello. Rimango a Majula così me lo ricordo. Noi continueremo col prossimo episodio e esploreremo il picco terrestre. Alla prossima!